numeri appunto positivi che riguardano anche il nostro indice, il FTSE MIB, però non dobbiamo comunque dimenticare lo scenario in cui continuiamo a navigare, soprattutto ecco nel nostro paese, tra la crisi energetica e naturalmente anche la formazione del nuovo governo, che è alle prese con questi nodi non solo politici ma anche economici. E ecco, ti chiedo se secondo te l'Italia, se il nostro paese, se il governo che presto ecco si insedierà ha gli strumenti per affrontare e uscire quindi positivamente da questa situazione. Sarà importante la composizione di quello che sarà il governo, e lo stanno aspettando tutti. L'agenzia di rating Moody's non si è espressa venerdì scorso proprio perché si vuole capire la composizione di questo governo e di quelli che quindi di conseguenza saranno i rapporti con l'Unione Europea. Abbiamo visto insomma il PNRR, i benefici che ha avuto, l'impatto sull'economia italiana, quindi necessita di essere portato avanti. Lì si vedrà lì quello che sarà. La sensazione, parlo di sensazione, è che i rapporti resteranno buoni, almeno in una prima fase, poi vedremo. Almeno la sensazione, da quello che trapela, da quelli che possono essere anche i nomi, nei dicasteri, quelli più importanti, soprattutto quello economico, Certo. dovrebbe esserci una certa continuità col precedente, col governo attuale, che è ancora quello in carica di Draghi, e quindi dovrebbe confermarsi questa buona relazione con l'Unione Europea, diciamo. Sì, anche se appunto oltre alla relazione con l'UE dobbiamo ovviamente considerare altri fattori. Ci sono state le parole di Bonomi che abbiamo commentato anche sulla la necessità, ecco, di rivedere alcune promesse mirabolanti che sono state fatte in campagna elettorale su flat tax e prepensionamenti, e poi naturalmente anche il caro energia con le bollette che sono schizzate davvero alle stelle per le famiglie e naturalmente anche per le imprese. Già abbiamo avuto una brutta sorpresa sui dati di settembre, chissà che cosa ci attende per quanto riguarda i rincari ad ottobre. E quindi ecco, queste sono tutte questioni appunto che il governo si troverà ad affrontare senza dover poi pesare sulla finanza pubblica, perché lo sappiamo, l'Europa non vedrebbe affatto di buon grado un aumento ecco ancora ulteriore della spesa pubblica, Abbiamo Renato. avuto l'esempio Eh dall'Inghilterra, sì, abbiamo avuto l'esempio quello dell'Inghilterra, che è appena assolutamente. successo Eh sì. in UK, che sembrava molto simile all'Italia, il caso inglese. E quindi riguardo alle bollette, sì, io che sono in Puglia, si è parlato molto durante lo scorso weekend di quella catena di hotel che è Sì, costretta a chiudere proprio per quella bolletta di 500.000 euro. Ed è una triste realtà, non solo ovviamente in quel contesto alberghiero, ma in tantissimi altri piccoli negozi qui nella mia città, ma non solo. Insomma, è incredibile, ci stavamo riprendendo dalla pandemia, è una mazzata peggiore, cioè ancora, non lo so, speriamo che si riesca a trovare un modo per alleviare la situazione di queste aziende che si trovano a fronteggiare questa imprevista inflazione a questi livelli così rapidamente pure. Eh sì, e ricordiamo anche l'ultimo dato, 8,9, insomma, siamo ad una percentuale che continua a salire, non siamo ancora a livello della Gran Bretagna che è in double digit, come dicono appunto loro, ovvero Come i doppia tedeschi, cifra, diciamo, i esatto, tedeschi sono sì. già al 10%. Eh sì, già il 10%, noi insomma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Ma l'Italia sicuramente si trova a fronteggiare un nuovo evento, che è quello della politica che ha decisamente voltato pagina, e quindi l'elezione della Meloni è un segno di discontinuità fortissimo. La stessa Meloni ha dichiaratamente detto che non ci saranno inciuci col governo Draghi, però non so quanto questo a lei possa portare vantaggio. Quindi, prima di fare dichiarazioni del genere, io attenderei la composizione del governo per capire che forza e che impatto il nuovo governo può avere sulle sorti dell'Italia. È vero è che l'Italia si trova di fronte a un'impresa difficilissima, quello di creare credibilità con una nuova compagine politica che al governo non c'è mai stata, perché comunque la Meloni è di destra, è una destra un po' più a destra rispetto a quello che era il centrodestra di Berlusconi. Quindi questo sicuramente potrebbe influenzare
i mercati azionari che storicamente preferiscono la sinistra, è strano questo, ma è vero, e sicuramente questo potrà, come dire, creare un primo timido approccio da parte delle altre nazioni rispetto all'Italia. Quindi non possiamo fare previsioni fino a quando la Meloni non si metterà in gioco, e la prima partita la giocherà proprio con la scelta di governo. Ovviamente io non vorrei essere al suo posto, perché dopo 2 anni di Covid e lockdown, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, dopo la crisi energetica e è durante un aumento dell'inflazione, quindi con la scarsità del reperimento della liquidità, io non vorrei essere al suo posto, e non so se lei se ne è ancora resa conto di che forte, bagaglio di responsabilità, lei ha ereditato dal governo Draghi, che fino a prova contraria ha saputo gestire e sta gestendo anche in questi giorni al meglio la bacchettata nei confronti della Germania. Draghi se la può permettere, non so se poi permetteranno alla Meloni di bacchettare le altre nazioni.